avere la possibilità in una situazione così di rendere più sicuro chi ti sta intorno e te stesso e la possibilità di tornare a scuola in sicurezza, perché la scuola è cultura, la scuola è sicurezza, secondo me è un'occasione da prendere a braccia aperte. Al via la campagna regionale Scuole Sicure, 9 in tutto nell'Aretino gli istituti scolastici coinvolti. Questa mattina si è partiti dal liceo classico Petrarca. Tira brava! In via Cavour, così, questa mattina sono arrivati i sanitari della ASL con i primi test rapidi. Siamo contenti di far parte di questo gruppo di scuole perché tutto ciò che può essere fatto per rendere l'ambiente scolastico più sicuro sicuramente ci sarà d'aiuto per poter mantenere la scuola in presenza e in tranquillità. La prima studentessa a sottoporsi al tampone antigenico è stata Emma Scipioni. Secondo me è fondamentale tornare a scuola, ma non possiamo permetterci di farlo se non ci sono le condizioni. E questo è un modo per tenere monitorata la situazione e farci stare tutti più tranquilli. Una decina in tutto i test effettuati nella giornata, controlli che verranno poi eseguiti con cadenza settimanale. L'indice di contagibilità all'interno della scuola è solo del 2%, lo screening che interesserà un po' meno della metà degli istituti superiori di tutta la provincia è un aiuto ulteriore per far sì che i nostri ragazzi continuino e riprendano a frequentare le lezioni in presenza in sicurezza. Non si tratterà di uno screening di massa, bensì a campione. Alcune classi sono state selezionate dall'Agenzia Regionale di Sanità. All'interno di queste classi settimanalmente verranno testati 5 studenti per ogni classe. Questo ci permetterà di individuare precocemente eventuali focolai che si dovessero sviluppare all'interno della classe. È un campione piccolo di studenti, quindi anche con un disagio minimo per gli studenti stessi, ma la ripetitività del campione e la sistematicità con cui viene effettuato il test permette comunque di avere grandi risultati proprio in ottica di prevenzione e di predizione di eventuali focolai. Tutti i test effettuati ed il loro esito saranno registrati nel fascicolo sanitario personale. In caso di accertata positività, la centrale di tracciamento farà partire la procedura per il tracciamento dei contatti del nuovo caso. Dopo la positività al test rapido ci occorrerà a noi del Dipartimento di Prevenzione la conferma il tampone, diciamo, molecolare e solamente successivamente alla positività del tampone, diciamo, della conferma, la scuola invierà ai referenti scolastici del Dipartimento di Prevenzione i contatti stretti, che siano studenti o anche professori, insegnanti, che verranno messi prontamente in quarantena per evitare quindi interrompere la catena del contagio.